Buongiorno a tutti. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti del collega Claudio Luppi, intanto al presidente Blangiardo per onorarci oggi della sua presenza e per darci l'occasione di discutere delle conoscenze statistiche, quindi di fare un dibattito su questo tema. Poi ringrazio il magnifico rettore Luca Brunese per avermi indicato fra i relatori della giornata odierna. Vorrei anche ringraziare la mia direttrice di dipartimento, la professoressa Giova, Stefania Giova, perché con la sua direzione del dipartimento credo che abbia contribuito a creare le condizioni per questa mia questo mio intervento odierno. Io non sono una docente di statistica, sono immeritatamente al tavolo di questi relatori perché insegno diritto del lavoro, sono quindi avulsa dalle conoscenze quantitative e per questo non mi permetto di presentare slide. Però vorrei fornire qualche riflessione collegandomi all'apertura dell'intervento di Claudio Luppi, che ha iniziato sostanzialmente chiedendosi che cosa porta la statistica ai processi democratici, quindi che cosa porta la statistica a quelle dinamiche decisionali che poi portano alla formazione delle leggi, ed ecco che viene in gioco il mio ruolo di giurista. Quindi io mi sono interrogata più volte nel corso dei miei studi su quanto la statistica abbia contribuito alla formazione del diritto e soprattutto alla formazione della critica del diritto. Ecco, io credo che in questo la statistica abbia avuto, soprattutto negli ultimi 50 anni, a partire dall'inizio degli anni 70, un ruolo molto importante, perché ha consentito ai giuristi non solo di conoscere meglio la nostra società, ma anche di comprenderla nella sua complessità. Cioè ci ha consentito di vedere la società non come un blocco unico, ma come qualcosa di articolato al suo interno e che poteva articolarsi e variare diversamente ulteriormente a seconda delle decisioni che potevano essere prese in termini di regole giuridiche. Quindi credo che proprio questo dialogo tra la statistica e il diritto abbia consentito oggi di avere regole più mature, più consapevoli di quello che succede nella nostra società. Tra l'altro, e qui parlo proprio da giurista del lavoro, nel diritto del lavoro, che è un diritto per sua natura dedicato al tema dell'eguaglianza sostanziale, cioè a quel principio che la nostra Costituzione al secondo comma dell'articolo 3 ci indica come la necessità di abbattere quelle barriere che sono poste dalle condizioni di fatto e che ostacolano il raggiungimento delle pari opportunità. Ecco, nel diritto del lavoro, come credo anche in altri campi del diritto, la statistica ci consente di squarciare il velo che il dato giuridico formale tante volte ci porta. E infatti, grazie alla statistica emergono tanti elementi di eguaglianza sostanziale dei quali dobbiamo tenere conto nel prendere le nostre decisioni. Faccio solo due esempi. A partire dall'inizio degli anni 90, anche in Italia, il diritto antidiscriminatorio ha potuto fare ampio uso del dato statistico anche nel processo. C'è proprio una norma che consente di portare i dati statistici nel processo per discriminazioni, e questo consente di far emergere molte discriminazioni che il dato formale non porta. Tutte le discriminazioni indirette si basano sul dato statistico. Un esempio molto recente di questo tipo di applicazione è dato da una, probabilmente ne avrete sentito parlare sui giornali, negli organi di stampa. Amazon aveva iniziato ad utilizzare a un certo punto un algoritmo che premiava i lavoratori sulla base del loro tasso di produttività e utilizzava una serie di dati che dovevano rilevare questa produttività, che erano ovviamente legati all'assenteismo sul luogo di lavoro, alla scarsa disponibilità, agli straordinari, e ovviamente l'utilizzo, l'analisi statistica di questi dati ha consentito di cogliere come l'algoritmo fosse discriminatorio nei confronti delle donne, tanto che poi l'algoritmo è stato ritirato in questo caso da Amazon. In altri casi sono stati i giudici che poi hanno utilizzato
questo tipo di ragionamenti per chiarire l'impatto discriminatorio di alcune regole. Ancora c'è molto, questo è un caso attualissimo, l'ipotesi in cui proprio i dati fornitici dall'istituto, dall'Istat, in particolare in questo caso i dati sulla povertà, consentono di cogliere il carattere non adeguato al nostro articolo 36 della Costituzione, che prevede la necessità di garantire al lavoratore una retribuzione che sia in grado di consentirgli una vita dignitosa e libera, di molti contratti collettivi. Questo a causa di un dumping contrattuale che genera una corsa al ribasso oggi molto diffusa, di cui tra l'altro il nostro decreto sulle semplificazioni ha tenuto conto, imponendo anche delle parità di trattamento. Ecco, in questo caso ci sono diverse sentenze che, grazie ai dati Istat, che ci dicono che al di sotto di una certa soglia retributiva si entra nella zona della povertà assoluta, ecco, in questi casi il dato statistico ci serve, io direi, a riempire di contenuto il concetto di dignità, che è un concetto giuridico che la nostra Costituzione ci porta e che, al quale però noi dobbiamo, quando parliamo di salari, dare un contenuto numerico. Ecco, grazie all'Istat noi lo possiamo fare. Il decreto semplificazioni, dicevo, ne tiene peraltro conto, perché rendendosi conto di questa corsa al ribasso ha imposto delle regole di parità di trattamento. Mi sembra che il sindaco Gravina abbia poc'anzi citato queste nuove regole di semplificazione che dovrebbero aiutare l'implementazione del piano di ripresa. Ecco, ora venendo velocemente per chiudere al piano di ripresa, visto che è il tema che poi oggi dobbiamo tenere al centro delle nostre osservazioni, qui vorrei dire due parole più che in veste di docente di diritto del lavoro, nella veste per la quale con la quale mi ha presentato il rettore Brunese, cioè di direttrice del centro di ricerca che abbiamo presso il nostro Ateneo, che si occupa di ricerca sulle aree interne e gli Appennini. È un centro di ricerca che nasce nel 2016, tra l'altro è stato inaugurato in quest'aula alla presenza del Presidente Mattarella, e che sta affrontando il tema sotto tantissimi aspetti di carattere interdisciplinare. Rispetto al tema del piano di ripresa e resilienza e alle opportunità che, o ai rischi che questo piano nasconde per le aree interne, vorrei solo fare due notazioni. La prima è che sicuramente è un piano che rivela delle occasioni. Mi riferisco in particolare alla missione 1, che si occupa di transizione digitale e che potrebbe preludere soprattutto ad una nuova organizzazione delle imprese, del lavoro, che, favorendo modalità di lavoro da remoto, lo smart working che tutti noi abbiamo sperimentato in questo anno di pandemia, potrebbe rimettere in discussione le scelte abitative delle persone. E in questi mesi abbiamo visto come molte zone normalmente in via di spopolamento hanno avuto delle fiammelle, per ora possiamo parlare solo di questo, delle fiammelle di ripopolamento. Ecco, su questo sarebbe molto interessante avere dall'Istat dei dati certi. Ci sono alcuni dati, per esempio l'Istituto Svimez qualche tempo fa aveva diffuso alcuni dati con riferimento a questo fenomeno per il ritorno al sud Italia, al cosiddetto South Working. Non mi sembra che ci siano ancora dei dati sufficientemente stabili, anche perché molto spesso questi rientri non portano ad un trasferimento di residenza, per cui qui l'analisi dovrebbe andare un po' più a fondo. Per esempio, in collaborazione con l'UNCEM, l'Unione dei Comuni Montani, si potrebbe provare a vedere l'utilizzo delle bollette nelle seconde case. Insomma, ci potrebbero essere effettivamente dei meccanismi, perché questo servirebbe molto ai territori ospitanti questi nuovi potenziali cittadini a fare anche delle scelte rispetto soprattutto al rafforzamento dei servizi, perché è chiaro che le aree interne si devono far trovare pronte di fronte a scelte di questo tipo, altrimenti si rischia di fare un buco nell'acqua. La transizione ecologica, la seconda missione, è chiaramente
una situazione che vede le aree interne in una posizione di vantaggio, sia perché sono intrinsecamente ecologiche proprio per la loro condizione anche diciamo di scarsa abitazione, seppure è molto corretto quanto diceva il professore Blangiardo nella sua relazione che lo spopolamento determina anche il mancato presidio del territorio e quindi è un danno anche per l'ambiente, però le aree interne sono per esempio le custodie della biodiversità, sono quelle dove si possono sperimentare, e penso anche qui a quanto il PNRR ci dice, delle nuove anche, dei nuovi modelli di cooperazione e di sviluppo dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese, penso per esempio alle comunità energetiche a cui il PNRR dedica delle importanti poste di finanziamento, e poi in ultimo il tema della sanità di cui ci ha molto parlato il rettore Brunese nella sua introduzione, credo che veda il modello delle aree interne quasi, non dico all'avanguardia, però in un momento in cui si parla di rilancio della medicina territoriale, della medicina di prossimità, ecco, nelle aree interne si è fatto per fare di necessità virtù molta sperimentazione su questo punto. Ecco, qual è di fronte a questo scenario di sfide, di opportunità, il contributo che ci può dare la scienza statistica, quello che per esempio io mi aspetterei come giurista, come policy maker che dovrebbe implementare queste iniziative dagli studi statistici e in particolare anche dall'organo che ha l'autorità di emanare questi dati, che è l'Istat. Beh, io credo che sia molto importante un aiuto proprio nel senso da cui ero partita all'inizio della mia relazione, nel senso di squarciare il velo di queste politiche, cioè sarebbe molto importante che durante tutta l'implementazione del PNRR tutte le misure, non soltanto quelle dedicate specificamente allo svantaggio territoriale e quindi per esempio al tema delle aree interne, fossero valutate nel loro impatto sui territori ed in particolare sui territori svantaggiati e marginali. Su questo poi parleranno anche i colleghi che mi seguiranno, sia Giuseppe Vanoli che Cecilia Tommasini, quindi non mi soffermo. Però io credo che in questo un contributo della statistica come diciamo vigilante delle modalità di attuazione del PNRR con riferimento in particolare allo svantaggio territoriale possa essere particolarmente importante. E mi permetto di chiudere con una piccola chiosa sull'importanza non solo della statistica ma anche di avere un organismo che gestisce e veicola anche a livello comunicativo i dati della statistica, proprio perché la statistica sta assumendo un ruolo così importante anche nelle decisioni pubbliche, è altissimo il rischio che ci si basi su dati statistici non vigilati e non veicolati da chi è istituzionalmente deputato a farlo. Quindi per fortuna noi abbiamo l'Istat che in qualche modo ci garantisce. È molto importante secondo me che passi anche il messaggio che non qualsiasi numero va preso come qualcosa di oggettivo e di vero, ma soltanto quei numeri che sono in qualche modo garantiti sul piano istituzionale. Vi ringrazio.